fatti, in questa antologia paradossalmente, e mi è stato anche rimproverato, non c'è Pasolini. Perché non c'è Pasolini? Di cui pure mi sono occupato, ho scritto un'introduzione. Perché la mia immagine di Pasolini è quella di un genio rinascimentale, cioè credo che sia stato l'unico poeta, romanziere, pessimo a mio parere drammaturgo, grandissimo critico letterario, filologo, dilettante ma grande conoscitore della storia dell'arte, a riunire tutte queste qualità in un'unica persona. Ma per me soprattutto Pasolini è uno dei più grandi registi del Novecento. Ripeto, ritengo che sia un grande poeta, ma non tanto, è un giudizio personalissimo, quanto Caproni, quanto Bertolucci, quanto Amedeo Rosselli. E tuttavia ci sono le poesie veramente strazianti e mi piace molto soprattutto la maniera in cui lui incrocia poesia e cinema con una disinvoltura veramente unica.